denunciamo ovviamente una quasi impossibilità di operare a qualsiasi livello, perché il municipio non ha l'autonomia sufficiente né di bilancio, ma nemmeno l'autonomia amministrativa per poter diciamo, prendere delle decisioni anche importanti per il territorio, e deve diciamo, sottostare a quelle che sono le volontà di Roma Capitale o addirittura di altri enti, la provincia finché c'è stata, oggi diciamo, la città metropolitana, e la regione e lo Stato centrale. Il punto sul bilancio, tanto per parlare di propaganda che fa il PD, è uscito un articolo ieri dove praticamente Marino e la Giunta esprimevano soddisfazione perché un'agenzia di rating ha praticamente confermato la classe PPP per il bilancio di Roma Capitale, che corrisponde praticamente alla camminata sull'orlo del baratro, perché se avete la pazienza, insomma la curiosità di andare a vedere cosa è legato a questo tipo di classe, è il fatto che sei ritenuto solvibile, cioè capace di rispondere al pagamento dei debiti che hai accumulato, ma non sei diciamo sufficientemente strutturato per sopportare anche una minima crisi, un minimo cambiamento della situazione economica e finanziaria, per cui questo vuol dire che se le cose filano tutte lisce riesci a pagare i debiti, altrimenti vieni declassato e rischi man mano di scendere verso il default, e ovviamente come sapete dal punto di vista amministrativo un comune non se lo può permettere, perché viene commissariato, fermo restando che Roma di fatto è già commissariata a vari livelli, soprattutto sul livello del bilancio noi abbiamo un debito accumulato dalle precedenti amministrazioni. A quelli del PD parlare della precedente amministrazione, quella di Alemanno, viene facile, perché chiaramente Alemanno è stato un disastro per questa città, ma si dimenticano chi c'è stato prima, che ha posto le basi perché Alemanno potesse completare la distruzione. Noi abbiamo circa 12 miliardi di bilancio commissariato che restituiamo con un prestito a 500 milioni l'anno. Vale a dire, Roma, quando si alza la mattina del 1 gennaio, si deve preoccupare di pagare 500 milioni. Quindi nel suo bilancio deve scrivere, fare una scrittura negativa a meno 500 milioni da restituire. Hanno pensato bene, visto che vanno tanto bene le cose, quest'anno di fare un bilancio di previsione che probabilmente è già diciamo non veritiero per 500 milioni. Vale a dire, nel 2015 l'esercizio di bilancio porterà a pagare 500 milioni perché gli dobbiamo dare per restituire il debito commissariato, e altri 500 milioni li dovremo trovare perché le previsioni, soprattutto sulle entrate, sono state assolutamente diciamo azzardate, perché se nelle entrate cominci a mettere patrimonio che devi vendere ma non sai se lo vendi, a quanto lo vendi e quando lo vendi, se cominci a mettere gli introiti dalle contravenzioni, noi ci dobbiamo augurare che la popolazione diciamo, romana sia particolarmente indisciplinata dal punto di vista del rispetto del codice della strada, altrimenti e che poi giustamente come dicevi le paghi, perché oggi noi abbiamo un'evasione rispetto al pagamento di tutte le sanzioni che è elevatissima, quindi entrate scritte a bilancio, magari anche registrate in termini accertate, ma poi non riscosse perché ci sono i ricorsi, c'è chi non paga e così via, e Roma, come molte altre grosse amministrazioni, spesso non sono nemmeno strutturate, no, per la riscossione, anche perché poi affidano Roma non più, però affidano le famose agenzie, in primis Equitalia, no, il recupero dell'accertato, per cui richiede tempi e modalità che spesso non portano a nulla. In modo chiaro, non è vero che i politici parlano in modo incomprensibile, ci sono quelli del 5 Stelle che lo fanno in modo comprensibile e chiaro e arrivano diretti, no, sul problema. Ci ha detto di quale diciamo, mare di guai ci stanno ficcando queste
queste persone, se riusciamo a definirle tali, che stanno governando ormai da un po' di tempo il nostro paese e che stanno applicando un progetto preciso. Questo sfugge alla maggior parte delle persone, che non è l'iniziativa di Renzi, l'iniziativa di Monti, l'iniziativa di Letta. Tutto sommato queste persone sono degli strumenti che vengono di volta in volta scelti perché sono i più corrotti a questo sistema, perché la corruzione non è solamente prendere la mazzetta perché ti faccio un favore, questa è una corruzione molto più pericolosa e molto più ad alto livello. Se vediamo per esempio quello che sta succedendo all'Expo, no? Il tentativo di far passare l'Expo come un grande successo, poi ci accorgiamo che i principali sponsor finanziatori sono Coca-Cola e McDonald's, e che al Padiglione Italia i marchi che vengono esposti sono spunti Simmental, quindi non certo la produzione di valore del nostro territorio. Guardate cosa succede. Pronto? Sì, ci stanno boicottando. Guardate quello che è successo con la questione degli olini, no? Delle invenzioni, no? che hanno insurgitato per penalizzare il nostro mercato. Basta rendersi conto che l'olio, anche quello. Sì, anche quello di grande qualità, ovviamente non la grande produzione industriale che raccoglie oli da tutte le parti d'Europa e del mondo, ma sta diminuendo, sta scomparendo, no? Proprio perché anche le produzioni diventano sempre più problematiche. Ringraziamo ancora quindi Tiziana, la invitiamo a tenerci aggiornati su quello che combina, no? E in realtà una cosa. Poi chiudo e lascio la parola a Virginia e a Donatella. La cosa che sta avvenendo è che in realtà una piccola rivoluzione in atto fortunatamente c'è, ed è quella del Movimento 5 Stelle, cioè col fatto di aver inserito 130, ormai 135, perché qualcuno ha scelto altre strade dall'inizio, perché probabilmente non aveva capito veramente in che guaio ci stanno portando. E avere questi 130 ragazzi, ovviamente, perché sono persone giovani che in realtà stanno lottando, sono l'espressione di una volontà che dobbiamo cercare di far venire fuori a tutti i livelli, perché questi sono i problemi grandi, ma poi questi problemi a livello del nostro comune e del nostro municipio poi si declinano in fatti che percepiamo scontati come fatti quotidiani, ma in realtà derivano da quell'azione generale che sta portando, come diceva Tiziana, all'impoverimento di questo meraviglioso paese. Allora, grazie ancora e lascio la parola a Virginia, che ci racconta che cosa sta combinando il sindaco viaggiatore che va in giro per il mondo, in America, guarda caso, a cercare investitori, no, per probabilmente svendere il patrimonio della nostra città e fare degli investimenti, no, sulla base delle cose che ci ha detto Tiziana. Ecco Virginia.